Costretta a registrare il mio video di aria in bagno perché sono occupata di tutte le aree del castello e io volevo portarmi avanti con il lavoro. Allora, mi è stato inviato questo dalle persone che mi sono venute a vedere al quarto live, che sono le mie compagne di pattinaggio sincronizzato. È stato bellissimo, ci sono un sacco di ricordi del nostro ultimo e primo stage che ho fatto con loro, perché poi ho deciso che volevo diventare una cantante. sono molto felice perché loro più di chiunque altro credo sanno quanto ho lottato e quanto ho pianto e quanto ho dovuto sacrificare per essere qua, perché è vero, cioè, nel senso, è una bellissima vita, però quello che si va un po' a perdere sono molto gli affetti e niente, però le persone che alla fine devono rimanere e vogliono rimanere, rimangono davvero come in questo caso, e quindi non temete, perché le persone che vi circondano sono quelle che vi vogliono davvero, e quelle che non vi vogliono, mandatele a comprarvi un gelato, che è buono. Nel quarto live è stato molto tragico, nel senso che è iniziata come una bruttissima giornata, perché sentivo che qualcosa non sarebbe andata e perché avevo realizzato che ancora una volta, purtroppo, il mio fratellino più piccolo, che ha 4 anni, non sarebbe potuto venire a vedermi. Lui manca... manca davvero tanto, perché probabilmente è il mio fan numero uno, e quindi avevo proprio bisogno di quel momento in cui torno a casa e vedo lui che mette le macchinette in fila, però molla tutto, viene alla porta e grida Martina, mi abbraccia e se ne va. Cioè, mi regala quei 3 secondi di effetto e poi se ne va. Durante l'opening sono passata in mezzo a tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici, e ancora una volta loro erano a 1 metro da me e io non potevo abbracciarli, e quindi ero tipo, non mi indurre in tentazione. Ed è molto dura, perché davvero, cioè, sono là e tu non puoi fare niente se non fare così dal palco, però dopo un po' ti manca tutto, nel senso, mi mancano i tortellini in brodo che in questo periodo mia madre mi avrebbe cucinato almeno una volta al giorno. Mi manca anche litigare con i miei, il fratello, la migliore amica, e poi il fatto che loro e solo loro ti sanno dare quegli abbracci che ti possono ricaricare, perché loro e solo loro sanno come sei e come incollare tra di loro le parti rotte. E quindi niente, durante questa cosa ci stavo pensando durante tutta la prima strofa, il primo ritornello, che secondo me in realtà sono state la parte un po' più debole. Poi però capisci che i sacrifici che hai fatto tu li hanno fatti anche loro, e che mollare non è una cosa giusta nel confronto di nessuno, perché se qualcuno ti vuole davvero bene non vorrebbe che tu mollassi tutto solamente per stare con lui, vorrebbe che tu continuassi la tua strada con felicità, e che poi quando è possibile stare insieme. Insomma, ho avuto un po' l'atteggiamento dei 17 anni che ho, no?
perché è stata una settimana appunto in cui io mi sarei voltata molte volte e avrei detto: Fulvio è il mio maestro di canto, Fulvio gli piace questo Ah, non ho sentimenti. E non lo puoi fare, devi prendere le decisioni che al momento sono le più importanti della tua vita da sola, e quando in realtà sei abituata a condividerle con un team di persone fantastiche che ristabiliscono l'armonia che io tendo sempre a perdere. E quindi ho avuto questo atteggiamento un po' che è lo stesso che ho avuto agli visit, un po' di insicurezza, di mancanza di autostima. Cioè, tutta la giornata ho detto: non so cantare, cosa ci faccio qua? Perché le persone continuano a votarmi, sono una persona orribile. Però evidentemente se vado così avanti vuol dire che c'è qualcuno che crede in me, e quindi io volevo ringraziare questi qualcuno, perché alla quinta puntata porterò Cherofobia, che è la cosa che mi interessava davvero fare, perché sono una cantautrice e a me interessa fare le mie canzoni più che cantare bene quelle degli altri, perché è giusto che sia così, no? E a mano a mano il lungo video diari. Ero partita da mia, non ho niente da dire. A 7:1 di video diari, vabbè, sparatemi. E quindi spero davvero che qualcuno già sappia il ritornello nel teatro e che la canti insieme a me. E spero di vedere niente, cioè, basta. Spero questo, spero che le persone possano capire delle cose sulla loro vita attraverso questa canzone, perché alcuni mi hanno scritto e mi hanno detto: io ho capito questo e adesso sto meglio. E io ancora non ho capito niente, però Cherofobia rimane una canzone carina da cantare. E spero soprattutto che il mio ragazzo non abbia deciso di farsi lasciare e che venga al prossimo live, altrimenti non so. E niente, ho deciso che che non succederà più niente che è successo alla quarta puntata, quindi basta sentimenti, Martina. Basta, tu non li provi, sei una bambola assassina, uccidi persone, ricordatelo. Più che provare dei sentimenti destabilizzanti, cercherò di emozionare gli altri, perché io le mie emozioni posso viverle tranquillamente in camerino o chiusa in un bagno nell'angolino a piangere. Ecco, però penso che anche questo mi sia servito, perché fino ad adesso non sentivo di aver fatto degli errori troppo importanti, ma poi ho sentito quel ritornello, ho detto: Cristo Santo, Martina, ma da quanto canti un giorno? E quindi niente, imparerò a tenere distanti due cose molto importanti, ma che devono sempre rimanere così, altrimenti se diventano così è un pastrocchio e uno inizia a fare i palloncini colorati per strada. Non so cosa ho detto, vabbè, basta. Niente, buona giornata. Oggi che cos'è? Giovedì? In realtà è sabato, no, è venerdì per me, della, no, capito? Cioè, io venerdì, giovedì, cioè ieri era quarta. Quindi, buona giornata! Guardate il live del giovedì che deve venire per me, poi magari oggi è giovedì. Guardate il live.